Di grandi o di piccole opere. Cioè, questa discussione, anche quella che stiamo facendo stasera, ho sentito anche l'introduzione di Sgarbi, a parte la parte artistica, per carità, quando dice la magistratura è un potere dello Stato, i magistrati noi li paghiamo per trovare i ladri se c'è una notizia di reato, per trovare la corruzione se c'è una notizia di reato. Un magistrato che non andasse a, come dire, indagare quando c'è una notizia di reato sarebbe lui passabile di reato perché l'azione penale è obbligatoria e i ladri devono essere scovati dove ci sono. Primo. Quindi, è un falso problema. Noi stiamo raccontando una bugia. Allora, ci sono due problemi. Il primo, classe politica inefficiente, con un nome e un cognome che si chiama centrodestra, perché in Veneto c'è stato un presidente della regione che è stato Galan, che è stato pure ministro, ministro dell'agricoltura, ministro dei beni culturali, che non solo non ha concluso quell'opera con tempi biblici, come credo tutti su questo siamo d'accordo, perché sono due cose che si intersecano. In più è stato condannato e in qualunque altro paese d'Europa. Chi, quella classe politica che avesse perso tutto questo tempo e rubato tutti questi soldi che sono di tutte le persone che sono qua e di quelli che ci guardano a casa, in qualunque altro paese d'Europa, in quella regione, non avrebbe più preso un voto. Il problema è che noi siamo assuefatti sia alla corruzione che all'inefficienza. E il primo che dice, visto che hai parlato di Movimento 5 Stelle, che siamo incompetenti, che siamo inefficienti, io gli racconterei cos'è il MOSE. È un esempio di incompetenza politica incredibile che ha un Scusa, nome e un cognome che si chiama centrodestra scusa un italiana. secondo, Forza Italia, Lega e la ex no, Alleanza scusa un Nazionale, secondo, perché loro scusa, hanno governato. no.